Un mestiere nobile con radici antiche e con le mani imbiancate di farina, quello del panificatore, di cui Carlo Regretti è stato uno degli emblemi più fulgidi nell'Alto Vicentino, si è spento nei giorni scorsi a soli 59 anni, un maestro del forno e dell'impasto, commerciante a Schio e Sant'Orso, ma anche docente nelle scuole alberghiere e professionale per insegnare un'arte alimentare senza tempo, sempre affascinante e d'attualità. Conosciutissimo anche nell'ambito delle corse sportive, Carlo era un cultore, come pochi altri dei motori, e pilota di rally, tra gli organizzatori storici del Rally Città di Schio. A strapparlo all'amore incondizionato della moglie e dei due figli, un male incurabile contro cui lottava da poco meno di un anno, aggravatosi nelle ultime settimane fino al ricovero in ospedale a Padova. A piangerlo insieme a loro la Confcommercio del Mandamento Scledense, di cui Regretti era non solo socio ma portavoce di comparto per oltre 20 anni, sin da metà degli anni 90, oltre che consigliere dell'associazione provinciale. In lutto in particolare le comunità di Schio e Torre Belvicino, le sue tappe quotidiane in attesa dell'ufficializzazione dell'esequo in programma Venerdì in Duomo. Messaggi di cordoglio in suo ricordo proliferano sul web di ora in ora, provengono da clienti affezionati delle botteghe aperte nel corso degli anni in Alto Vicentino, ma anche dai colleghi commercianti, oltre che dall'Istituto Alberghiero di Tonezza e dal Centro di Formazione Professionale di Pissino. Carlo Regretti non si era mai fermato solo a coltivare il proprio orticello, facendo leva sulla sua creatività e voglia di innovare, partecipando in prima persona, con il figlio Marco, a rassegne nazionali e promuovere sul territorio, tra cui la fortunata edizione di Pane e Musica, inaugurata nel 2005, ora in stand-by obbligato a causa della pandemia.